Ragazze, bentrovate a tutte. Oggi voglio mostrarvi come si lavora questo punto intrecciato che ho utilizzato per fare un collo con il filato Scozia di Adriafil, del quale trovate il tutorial sul mio blog al link che tra poco inserirò. Dunque, questo è un punto intrecciato molto consistente e oltre ad essere utilizzato per capi e accessori d'abbigliamento, io lo vedrei benissimo anche per fare una borsa invernale in lana oppure anche una borsa estiva con un bel filato consistente. Dunque, la lavorazione è molto semplice, diciamo, insomma, un intreccio multiplo, ma non è così complicato. Questo schema lo trovate sulla pagina del tutorial e poi potete stamparlo per averla a portata di mano. Dunque, i punti che trovate da lavorare sono la maglia dritta, la maglia rovescia e i due tipi di intrecci, uno con le maglie in sospeso sul dietro e uno con maglie sospeso sul davanti. Allora, io vi faccio vedere intanto, ho già montato le mie 24 maglie, ho lavorato il primo giro a dritto e il secondo, che qui non è disegnato, perché i ferri pari vanno tutti lavorati come si presentano, quindi tutti quanti a rovescio. Ho lavorato il ferro, il rovescio, e quindi mi trovo già a mostrarvi il primo giro con gli incroci, con gli intrecci. Sarebbe il numero 3, dove dovremo mettere 3 maglie in sospeso dietro e 3 lavorarle al dritto, lavorando poi le maglie in sospeso. Quindi, utilizzando il ferro ausiliare, mettiamo le 3 maglie dietro, lavoriamo a dritto le 3 maglie seguenti. Uno, due e tre. Riprendiamo le maglie sul ferretto e lavoriamole al dritto. Allora, io le lavoro lasciandole sul ferro ausiliario. Se vi rimane più comodo, voi non dovete far altro. Non dovete far altro che spostarle sul ferro di sinistra e poi lavorarle, non cambia niente. Allora, questo è il primo intreccio. Ripartiamo mettendo le 3 maglie sul ferretto ausiliario. 1, 2 e 3, le lasciamo dietro in sospeso, lavoriamo le 3 maglie al dritto, 1, 2, scusate i tanti movimenti, ma non è facile. Riprendiamo le maglie in sospeso e lavoriamo anch'esse a dritto. E questo va ripetuto fino alla fine del ferro. Dietro.
Ok, andiamo alle ultime 6, ripetendo per l'ennesima volta. L'intreccio, quindi 1, 2 e 3. Riprendiamo le maglie in sospeso e lavoriamole al dritto. 1, 2. Allora, abbiamo terminato il giro nel ferro numero 3. Ora, da schema, vediamo che dobbiamo fare il numero 4 al rovescio e il numero 5 al dritto. Poi faremo anche il 6 al rovescio. Bene, a questo punto abbiamo lavorato i primi 6 ferri dello schema. Ora dobbiamo lavorare il settimo e quindi effettuare l'altro tipo di incrocio. La cosa importante in questo ferro è ricordarsi sempre di lavorare prima degli incroci 3 maglie al dritto. In quanto se dimenticate questo, poi la lavorazione non verrà bene. Quindi si lavorano da principio 3 maglie al dritto. Dopodiché il ferro ausiliario con le 3 maglie in sospeso verrà posto sul davanti, a differenza del ferro numero 3 in cui andava messo dietro. Quindi partiamo lavorando le 3 maglie al dritto, una, due e tre. Ora mettiamo le 3 maglie in sospeso sul davanti del lavoro. Una, due e tre. Lavoriamo le 3 maglie successive a dritto. 1, 2 e 3. Riprendiamo le maglie in sospeso e lavoriamole a dritto. Uno, 2 e 3. Di nuovo, tre maglie in sospeso sul davanti del lavoro. 1, 2, 3. Lavorare le 3 maglie in sospeso. 1, 2 e 3. Ripetiamo. Ecco fatto. Oltre alle prime 3 maglie lavorate al dritto normalmente, una volta che avete terminato tutto il giro con gli incroci, con gli intrecci, in pratica alla fine del ferro vi rimarrà
mi rimarranno 3 maglie anch'esse da lavorare a dritto. Ora, una volta fatto questo ferro, lavorerete il rovescio, in pratica sarebbe l'ottavo ferro, ottavo ferro al rovescio, poi ripartirete dal primo, quindi un ferro al dritto, il secondo al rovescio e ripartirete di nuovo con l'intreccio del ferro 3. In pratica la ripetizione è questa. La lavorazione, come potete vedere, viene con il ferro 3 andiamo verso destra, con il ferro 7 andiamo verso sinistra. Ripetendo sempre questi ferri, ci troveremo ad avere questa lavorazione, questo tipo di intreccio. Bene, io ho terminato, spero di avervi fatto capire come si lavora questo punto intrecciato. E se avete qualche dubbio, mi potete scrivere, potete lasciare un commento qui sotto al video del canale di YouTube, oppure un commento nella pagina del tutorial sul mio blog, Lo Spazio di Lilla. Bene, ragazze, vi saluto e ci vediamo per il prossimo tutorial. Buon lavoro con Lilla.